paragono con Bologna. Bologna ha una serie di vantaggi su Bologna ha una serie di vantaggi su Grenoble. La prima cosa è che è una vera città molto più grande, molto più forte, con un livello di cultura, un livello di diversità sociale molto più importante. E che uno dei problemi importanti della nostra città è che questo sviluppo scientifico si farà con un po' di management. Cioè, la gente, cioè, hanno voglia di avere un po' di management, un po' di economia e commercio intorno per andare avanti. E forse noi chiediamo un po' di più, chiediamo come possiamo passare dall'innovazione tecnologica all'innovazione sociale, all'innovazione nei modi di governo, come possiamo anche essere innovativi dal punto di vista dei spostamenti, dei trasporti, queste cose qua. E per questo io penso che non siamo capaci in questo momento di avere un dispositivo che permette una discussione, un dibattito generale su queste cose. Abbiamo veramente bisogno di un piano strategico tipo Barcellona o Torino, per esempio. Non siamo capaci di farlo, le nostre elite politiche non ne vogliono, preferiscono fare le cose tra di loro senza dividere il loro potere con la società civile. Questo per me, in con un'economia molto avanzata, va anche un dibattito politico molto più aperto sulla società civile. E sappiamo per esempio che in materia di mobilità il ruolo della società civile per cambiare il sistema di mobilità è stato molto importante. Forse c'è anche qualche cosa da pensare tra il legame tra creatività, ne abbiamo parlato prima, e innovazione tecnologica. Cioè forse come l'innovazione tecnologica può avere degli effetti su la creatività nella città per fare anche cambiare in un rapporto con l'arte, in un rapporto con la cultura, di avere delle cose che sono più disciplinari tra scienza e arte, forse anche questo è una via molto interessante. Cioè, io vedo due o tre cose così, ma non ho la soluzione, ma mi sembra che in questo momento siamo su questo cammino che forse si chiude e che forse si apre, questo non lo so. Volevo solo, sono un po' lungo, ma un punto molto importante è il dispositivo organizzativo del Technopole. Questo è stata una cosa fondamentale, cioè o si mette in comitato con i dirigenti della regione, della provincia, della Camera di Commercio e basta, è chiuso, o c'è un comitato aperto. E il successo del primo parco tecnologico, il successo anche del progetto Minatech è legato a questo, che c'è un comitato aperto dove ci sono sicuramente gli enti pubblici, perché pagano il 90% di investimenti per comprare i terreni, fare i palazzi, ma ci sono anche l'università, c'è anche l'università e ci sono anche i laboratori di ricerca, non solo i rettori, ma anche. E questo tipo di organizzazione è molto importante perché permette di immaginare un'altra relazione con l'economia locale e la società civile. Forse c'è bisogno a Bologna dei diversi attori economici che sono all'iniziativa di questa manifestazione, per esempio. Questo è stato un scelto, cioè il scelto negli anni 60 di fare, perché bisogna immaginare, quando hanno portato il nucleare a Grenoble, il nucleare era militare, cioè aveva un presidente che era un generale abbastanza conosciuto e che vedeva la ricerca come un sistema militare. E un premio Nobel che si chiama Louis Nel ha portato il nucleare in una città e ha deciso che le pile atomiche sarebbero aperte a tutti i ricercatori. E ha fatto anche un comitato per aprire la ricerca del nucleare a diversi campi di ricerca e diversi campi di applicazione. Questo è fondamentale.